E buona domenica ai nostri amici di Rete 8, bentornati al consueto appuntamento con la pasticceria e con le ricette del nostro chef pasticcere Angelo Di Masso. Ciao Jennifer e Ciao Angelo. bentornati a Scanno Che e meraviglia, un che caro meraviglia. saluto ai nostri telespettatori. Che sono veramente bravi, rifanno tante delle nostre ricette, soprattutto le tue, perché nonostante siano ricette di pasticceria, sono veramente facili, facili, rifacibili a casa, perché insomma a noi sta molto a cuore questa cosa, che le nostre ricette siano rifacibili, che si Sì, possano rifare a certo. casa, soprattutto adesso che siamo in inverno, insomma, anzi, siamo in pieno clima autunnale, l'inverno è alle porte, piano piano si avvicina anche il Natale, anche se manca un po', e quindi insomma stare a casa, cucinare, fare dolci, magari anche proprio la domenica, no? Sì, è Vediamo la tua puntata bellissimo. su YouTube. Ta-da! E la Benissimo, sì, rifacciamo. poi cioè, dobbiamo cercare di rendere le cose semplici, anche io cerco di, nelle mie ricette, di leggermente Poche semplificare, complicazioni. ecco sì, anche perché andiamo a fare cose complesse, magari qualche ricetta l'abbiamo anche fatta, ma abbiamo semplificato sicuramente i processi di lavorazione, no? E semplificare. Allora, la ricetta di oggi è una ricetta proprio a tema, come si suol dire. Il nostro Angelo ci spiega perché. È la pizza di San Martino. Poi io vi voglio spiegare a te, più che spiegare, diciamo descrivere quella che è la manifestazione a Scanno di San Martino, quest'anno, anzi il terzo anno insieme a Deguscanno. E praticamente la festa di San Martino sono tre contrade, sono tre falò che si fanno, San Martino, Cardella e la Playa. Si fanno questi falò alti oltre 20 metri, delle aste di legna, e si fa l'accensione con l'ultimo rintocco della campana alle 18:30. Si accendono questi falò che durano per ore, ed è bellissimo, ovvio. Cioè, prima un'accensione, poi una fiamma bellissima, e poi la durata in totale, ovvio, fino a quando poi rimane lì, e oltre anche a volte anche la mattina c'è ancora un Che piccolo bello. fardello di fuoco, ma c'è un grande entusiasmo. Io mi ricordo quando ero piccolino, insomma, che andavo all'elementare, tutto pensavo all'infuori che ando a scuola. Beh, chi non ha fatto questi pensieri? Perché era bellissimo andare a costruire la gloria di San Martino. E tutte le nonne di Scanno praticamente facevano la pizza di San Martino, Oh, ricetta che della della tradizione, tradizione. dove all'interno della pizza si mettevano i soldi dopo Ma cotto. dai, La quindi dopo tradizione, cotta. sì, dopo cotta. Allora, la tradizione vuole che praticamente venivano i soldi fatti prima bollire, Cioè, quindi sterilizzati. sterilizzare bene Parliamo delle monetine, le giusto? monetine. Cioè la ricetta classica è quella di farla alla padella. Con Ok. l'olio si fa questo impasto che andremo a fare tra un po', liquido. Si mette l'olio sulla padella, si versa l'impasto, si fa cuocere la parte di sotto, si mettono i soldi prima e poi si riversa ancora l'impasto e si fa cuocere in tutti e due i I lati. lati. Per Io ora questa ricetta un me l'hai po'. fatta senza soldi. Questo ci rimetteva, mi dispiaceva. Poi invece vado a cercare. Possiamo mettere, bisogna vedere perché non tutte ci sta il soldo, anche in un periodo di soldi Vabbè. diciamo che ce ne sono, però l'importante è che c'è Che sia buono, che sia poi buono. come tutte cioè, le tradizioni pagane, il fuoco nel periodo di ottobre, nella finale, Purificatore. era un purificatore, una Sì. ripulizia Sì. era di buon auspicio per l'inverno e Per quello che comunque veniva, perché gli antichi dicevano l'inverno. Sì. sotto l'acqua la fame, sotto la neve il pane, in Wow, dialetto, no? sotto Cioè, l'acqua la fame, perché? sotto la neve le panne. Perché praticamente la neve mantiene il terreno e quindi Certo, aiuta aiutava, poi no? nelle Come varie una. fasi, l'alternarsi anche delle stagioni, poi ad avere anche un buon Un raccolto buon in raccolto, sì, estate, con certo, estate. assolutamente. Ecco, Ma gli antichi dicevano che d'inverno deve fare freddo, cioè deve fare la sua la sua stagione, la neve la deve fare stagione deve perché fare, serve sì, al terreno una sorta di tantissime equilibrio. cose.
Comunque, insomma, allora, questa ricetta bellissima della tradizione di San Martino, io sono della contrada di San Martino, oh, quella che vince sempre quasi su tutti gli anni, salvo qualche anno che il concediamo, è come la Juventus, vince... cioè, per scherzare. Allora, praticamente... Io sono, come si dice, atea per quanto riguarda lo sport. Allora, qui abbiamo proprio, è ovvio, noi l'abbiamo arricchita, però in antichità era un po' più semplice, nel senso, sì, che comunque farina di mais, un po' di olio, quando cosa c'era. Hai detto questa? Sì, farina di mais, mm-hmm, no? E le noci che comunque c'erano, beh, i fichi, l'uvetta che comunque si metteva, abbiamo aggiunto un pochettino di marsala, il mosto cotto, il sale, un po' di lievito e le mele candite. Io in questo caso abbiamo le mele, comunque le tagliamo a quadretti, si tagliano, mm-hmm, si fanno saltare leggermente in padella con un po' di zucchero, si fa una semicanditura, sì, anche sì, le mele non devono essere un po' più acerbe, che comunque se no si vanno a sfaldare, ma se anche questo dovesse avvenire nell'impasto, gli donano morbidezza e un'aggiunta di sapore. Beh, le mele sono fantastiche, io le utilizzo sempre acqua calda, perché per acqua utilizzare calda, la farina di mais, assolutamente, sempre acqua calda. Quello che dico che è importante, allora, che faccio adesso? Oggi, perché comunque siamo in diretta, non lo facciamo vedere, però possiamo riporre questo impasto sul fuoco e fare un polentino simile alla, diciamo, alla polenta. Alla polenta, quindi ricuocerla. Allora, di solito si usa, vedete, con un impasto abbastanza liquido, soprattutto sì, liquido. Se noi lo poniamo sul fuoco, tende comunque a asciugare e praticamente accorciamo i tempi di cottura per quanto riguarda al forno, se questo impasto lo poniamo al forno. Altrimenti, se uno lo volesse fare sulla classico padella, sulla padella, olio, si versa l'impasto, una sorta di frittata, sì, più o meno, sì, per sì, intenderci. Rigiriamo poi l'impasto e finiamo di cuocere. Allora, poi si aggiunge lo zucchero. Lo zucchero che io ho aggiunto, ma in questa ricetta non c'è lo zucchero, okay, quindi se uno volesse potrebbe anche evitare di mettere lo zucchero. Poi aggiungiamo La frutta candita. In questo caso le mele, però abbiamo detto che possiamo utilizzare anche mele fresche, leggermente spadellate con un po' di zucchero. Io lo faccio sempre. Sì. Avevo delle mele, tra l'altro, dell'orto di mia madre, sai, piccoline, un po' rovinate. Allora le ho utilizzate tutte. Con un po' di zucchero le ho fatte caramellare e poi le ho messe in una frolla con un po' di crema alla cannella. Perfetto, e devo dire che... buonissimo. È uscita bene, sì. Beh, immagino, ma che sei bravissima. Se no, seguo tutto quello che... Io sperimento. Poi metto insieme un po' delle tante cose che imparo e mi piace sperimentare quando ho tempo. Solitamente quando non lavoro faccio questo. Mi Guarda, piace davvero tanto. Ti posso raccontare una delle mie gioie sì. che ho nel far parte di Qualità Abruzzo? Sì. Allora, a vedere l'opera, quando ci sono queste, quando posso, il tempo me lo concede, me lo permette di andare, facciamolo anche l'ultima serata che è stata fatta da Qualità Abruzzo, sono tutti i grandi chef, da Marcello, da Peppino, Massimiliano, da Luca, da Antonio, Alessandro, Claudio, io li saluto tutti quanti, chiedo scusa anche ai miei colleghi pasticceri se mi dimentico di qualche ristoratore e compagnia bella, ma vederli all'opera e imparare da loro, no? È un qualcosa che ti devo dire gratifica tantissimo. La che diversità comunque è un valore, una cosa incredibile. Io lo dico sempre, non smetterò mai di dirlo, si impara sempre da chi è diverso da noi e mai da chi è come noi o fa le cose simili a noi. Anch'io ho avuto modo poi a volte di ritrovarvi tutti insieme ed è bello vedere anche tra voi pasticceri. Penso a Filippo, penso a Sandro, Filippo, di Clemente, Sandro, Emo. Vi vedo e siete bravissimi, siete tutti eccezionali, però poi ognuno di voi ha la sua identità e questa è la cosa bellissima. Certo. Allora io rubo un po' da te, un po' da loro. Bellissimo, giustissimo, perfetto. Allora ecco, io ti volevo far vedere un attimo, però per quanto riguarda i lieviti, sì,
vanno sempre a contatto con la farina, perché nel momento in cui sono a contatto subito con il liquido, vanno subito in azione. Okay. No? C'è un attimo una scena che mi sarebbe piaciuto far vedere. Ora, l'impasto, vedete com'è liquido? Molto liquido, sì. Molto liquido. Ora, se noi avessimo fatto la cottura sul fuoco, comunque tiene il pastello un po' più solido. Dopodiché prendiamo l'impasto con un mestolo, ammettiamo abbondante olio sullo stampo, in modo che quasi proponiamo una specie di frittura in fase di cottura del forno, e dopo 50 minuti a 160 gradi ecco la pizza di San Martino. Che bella, che è bellissima, profumatissima, molto profumata, ha proprio un senso di rustico, di antico, di contadino. Bella della esatto, terra. Esatto, io dico sempre, non dobbiamo mai dimenticare le nostre tradizioni. La tradizione è importantissima, è da essa che si genera tutto il resto, e non è possibile nessuna evoluzione senza conoscere bene la tradizione. Quindi ben vengano queste ricette che ci ricordano le nostre origini. Se sappiamo da dove veniamo, poi possiamo andare ovunque. Sì, sì, sono d'accordo con te, Jennifer. Quando si conosce la storia, come ci insegna, non dovremmo commettere gli errori che la storia ci ha insegnato. Esatto. Ma purtroppo, visti i tempi di oggi, li ricommettiamo sempre. Sì. Però quello che dici tu è estremamente vero. Chef, io ti ringrazio. Grazie a te, Angelo. Grazie a voi. E grazie a voi per essere stati insieme a noi. E visto che siamo proprio alle porte dell'11 novembre, rifate questo dolce, perché è veramente semplice da fare. E poi, insomma, realizzerete qualcosa della tradizione. Io vi aspetto, come sempre, tutti i giorni su Rete 8. Buon proseguimento su Rete 8. Buona domenica. Buona domenica.